Bernardo punta dal lato corto dell'area, prova a mettere il pallone dentro, respinto in zona, vicinissimo al vantaggio della classe 2004. Adesso a Bonchelé a gestire in mezzo al campo, aprendo proprio per il 75, che prende il cross, Parisi la mette, Di Nardo! Non è Di Nardo ma è Romero che porta in vantaggio il campo basso, girata meravigliosa del 92, 1-0 per i ragazzi di Piccirilli. È importante anche il sacrificio degli attaccanti qui, attenzione a Di Nardo che arriva a puntare ancora dal lato corto dell'area, stavolta da sinistra, Di Nardo, sovrapposizione di Rasi che poi prova a mettere il cross per Romero! Di testa Romero la mette all'angolina, 2-0 per il campo basso. Ancora Di Nardo, Lombari uno contro uno con Bolcano, Lombari può aprire a sinistra, Rasi ha un'autostrada davanti, Rasi in area, Rasi sul mancino, Rasi la perfezione offensiva del campo basso. Sartore, pallone direttamente al limite a Quadro, prova il destro a Quadro, Esposito, però era sempre un cross. Sì, sì, anche dal linguaggio del corpo del centrocampista. Certamente non voleva calciare, ma attenzione a Di Nardo dall'altra parte contro Sabatino. Di Nardo, calcia deviazione! Di Nardo neanche esulta! Anche un pizzico di fortuna per il campo basso, 4-0 per i ragazzi di Piccirilli. Con Pino che va da Sartore, si accentra al 95, poi con l'esterno, gran palla per Balla, controllo in area, Balla supera il portiere, Balla! Calcio di rigore, controlla il posizionamento di tutti gli uomini Riccardo Tropiano ed ora il via libera a Kragl, Kragl col mancino, Kragl spiazza Esposito, bellissima ancora la ripartenza del campo basso che va con Di Nardo, 3 contro 1, Di Nardo al limite, Di Nardo in orizzontale, Rasi in area, Rasi, Rasi sul palo, qui recupero regolare almeno per l'arbitro di Maldonado, allora Bonchelé per Di Nardo che prova il destro, Ulcai del primo tempo in cui è andato spesso in difficoltà, attenzione qui a Cocco al limite, conclusione centrale, Bollino prova a mettere il cross al limite, Cocco controlla, accomoda per Balla e la contropiede con De Cerchio, De Cerchio, Di Nardo uno contro uno con Bolcano, Di Nardo in area, prova ad andare sul destro, Di Nardo doppietta anche per Di Nardo, 5-1 del campo basso che mette forse la parola fine su questa finale. A Bonchelé, occhio a Di Nardo che attacca lo spazio, Di Nardo in area, Di Nardo, Ulcai, poi Serra, Serra, deviazione, Bolcano sulla linea, a sinistra Rasi al limite ancora per Di Nardo sul palo e poi Rasi, no, deviazione di Pino in angolo, ha giocato per la tripletta e adesso è finita. Beh, grandissima partita di Di Nardo ma è tutto il campo basso, sì, non si batte il calcio d'angolo, ha vinto il campo basso che dunque si aggiudica il titolo della Serie D 2023-2024, un percorso splendido quello dei ragazzi di Giovanni Piccirilli che dopo aver vinto il girone F si aggiudicano dunque la post scudetto vincendo per 5-1.